farle queste giornate importanti. Ecco, stiamo cominciando una giornata importante, perché altrimenti tutto ci scivola addosso. No, stiamo facendo una cosa bella e importante, diciamocelo anche questo. Grazie. Allora, no, sono io che ringrazio Marco per questa introduzione, devo dire non formale, molto, molto bella, molto efficace nel chiarire diciamo, le ragioni per cui io voglio cominciare questo mio intervento ringraziandolo, perché tanto devo dire, è stata l'occasione di incontrare Pino, professor Giuseppe Procella, che in effetti, insomma, ci siamo ricordati di quando è cominciata per me la collaborazione con il Centro Studi e con tutto questo pezzo di storia che c'è qui, che è decisiva. In questa narrazione che oggi riprenderemo molto rapidamente, il Centro Studi, non so se poi lo citerò o verrà citato dopo, ma proprio questo Centro Studi Nazionale gioca un ruolo, e questo è un altro motivo di gratitudine, ed è perché mi ha ricordato il motivo per cui è cominciata tutta questa mia collaborazione, che al di là di essere un pensionato della CISL dell'università, ma al di là di questo la cosa è cominciata proprio per questo respiro ideale, no? Proprio per questa proprio per questo sentimento, diciamo, della storia che c'è dietro questa intuizione identitaria della CISL, no? Questa peculiarità, questa ragione per cui c'è qualcosa che distingue e ancora distingue un certo tipo di esperienza sindacale dalle altre. Cioè questo, diciamo, è il motivo per cui ho sempre sentito la possibilità di partecipare alle vostre attività formative come un grande arricchimento, perché io, come avrete sentito, mi occupo di diritto costituzionale, e quindi, diciamo, il tema che ho sempre studiato in questi anni è quello di cosa riesca a tenere insieme un paese dando non solo delle regole, ma, come giustamente diceva Marco, soprattutto cercando di dare una spinta, cercando di dare una prospettiva, un senso comune di cammino, di destino, di movimento. Ecco, in questo la parte giocata dal dibattito sul lavoro, sulla rappresentanza nel lavoro e sui sindacati, è una parte fondamentale per capire questa identità, cioè discutere dell'identità della CISL come sindacato in parte vuol dire discutere dell'identità della Costituzione italiana, cioè in parte vuol dire discutere di qual è il fondamento, come dire, ideale comune, direbbero quelli più specialisti, antropologico, che guida la Costituzione. La nostra Costituzione nasce, come vi dirò tra un attimo, da una serie di scelte fondamentali. Tra queste c'è proprio che ruolo dare al lavoro e che ruolo dare alla relazione che inevitabilmente è connessa al lavoro. E quindi, insomma, sono grato di questa opportunità, perché insomma, mi consente non solo di ricordare, nel senso un po' così analistico del termine, ma mi consente poi di ripormi delle domande che, come diceva giustamente Marco, sono straordinariamente attuali, cioè riguardano l'oggi, non riguardano il 48, riguardano il futuro di questi termini fondamentali senza dei quali è difficile immaginare uno sviluppo umano integrale, cioè persona, lavoro, relazione. Queste sono le parole al centro del problema e dell'immagine del futuro che abbiamo, non sono solo parole per capire la Costituzione del 48, ecco, questo vorrei dire. Cioè, qui stiamo facendo, penso, lo scopo di questi seminari, e tra l'altro, ecco, questa è l'altra cosa che volevo dire, questa attenzione
di questo sindacato alla sua storia, alla sua identità e quindi alla stessa funzione storica di questo luogo, no? Fa parte di questa particolarità. Cioè, nel senso, c'è qui un deposito, un giacimento ideale che è preziosissimo, a mio avviso, e che sente tutta la sfida di dover essere tradotto in un oggi fatto dell'intelligenza artificiale, di cui parleremo un'altra volta. Quindi immaginate, l'intelligenza artificiale nasce esattamente per trasformare le relazioni, nasce per virtualizzare tutto quello che... Quindi è una sfida, cioè non è che tu puoi prendere la sacra dottrina e riprodurla. Devi capirla innanzitutto e devi misurarla con le domande che pone l'oggi. Allora, facciamo qualche passo, anche perché io ritengo che molte delle cose che dirò, allora molte delle cose penso che poi un po' tocchino, ma quelle su cui ovviamente poi il professor Acocella tornerà e si soffermerà, quindi su queste io ovviamente io vorrei più che altro soffermarmi su alcuni passaggi fondamentali. Allora, il primo è: che novità porta la Costituzione italiana? Cioè, cosa succede? Fine della Seconda Guerra Mondiale. Fine della Seconda Guerra Mondiale vuol dire anche fine dei totalitarismi, cioè vuol dire fine di quella strana vicenda che aveva vissuto lo Stato liberale, lo Stato che abbiamo avuto per più di 100 anni dopo la Rivoluzione francese, uno Stato borghese che aveva in qualche modo raggiunto una grande stabilità, una grande coerenza, una grande omogeneità, la grande classe borghese industriale, la produzione, tutto. Poi a un certo punto, tra il Novecento, cioè a cavallo, la prima guerra mondiale, la grande cesura che spacca questo, io uso sempre con i miei ragazzi la differenza tra gli impressionisti, no? Ce l'avete presente, Monet, Manet, Cézanne, è quello, lo Stato liberale borghese, cioè è una bella armonia di gente che passeggia lungo la Senna. C'è la prima guerra mondiale e quindi poi ci sono gli espressionisti, no? Fino a Picasso, fino a quello che succede dopo, cioè si perde quest'ordine. E nascono queste forme totalitarie che hanno un fascismo, nazismo, che hanno un problema in comune. Se non si capisce questo, non si capisce la nostra Costituzione. È quello che ha accennato Marco prima rapidamente, ma vorrei riprendere. Qual è la grande novità dello Stato liberale rispetto a quello che c'era prima? L'idea che tutti sono uguali davanti alla legge. Grande passo in avanti rispetto alle monarchie, rispetto agli assolutismi. C'è la legge che è uguale per tutti. La rivoluzione francese, la rivoluzione americana, la grande novità, lo Stato, la legge, finalmente non il re, non comanda più il re, comanda la legge, è la legge che determina il re, non è più il re che determina il re. Questa è la grande novità della rivoluzione francese. C'aveva un problemino dentro, che se la legge può tutto, cioè se la legge diventa la fonte del diritto, quella che anche il re stesso deve, no? Rispettare, e la legge, così come dà un diritto, lo può togliere. Nel momento in cui noi stabiliamo, grande principio liberale borghese, insomma, adesso qui il diritto sarà benevolo perché faccio un po' i passaggi velocemente, però se la legge è il fondamento di tutto, è così come può dire tutti hanno pari diritto di essere considerati nell'accesso agli uffici pubblici, la stessa legge può dire tutti hanno pari diritto, ma gli ebrei no. E se uno dice, ma no, come gli ebrei no? No, ma se la legge è la fonte del diritto, può accadere. Questo è stato il vizio che ha consentito fascismo, nazismo, sovietismo, cioè il vizio intrinseco del legalismo di quel periodo è non può essere la legge e basta. E ce ne siamo resi conto perché i totalitarismi, un partito unico prendeva il Parlamento, il partito fascista o il partito nazionalsocialista, e quel Parlamento faceva tutto quello che voleva. Io sono andato all'università con un grandissimo professore, Paolo Grossi, che sia maestro di tantissimi tra noi, è stato anche presidente emerito della Corte Costituzionale, storia del diritto, il quale quando ci faceva lezione di storia ci diceva, arrivato a un certo giorno, che non ricordo qual era, dice, guardate, oggi c'è un avversario importantissimo.
mettete il 7 aprile, ecco, il 7 aprile 39 è stata approvata la legge, una delle leggi fascistissime era la legge che escludeva gli ebrei dall'università. E lui diceva, voi dovete ricordarvi che un Parlamento, non un despota, non Creonte delle tragedie greche, no, ma un Parlamento ha approvato una legge, così come si poteva dire che analogamente un sistema burocratico tedesco aveva pianificato e razionalmente eseguito lo sterminio degli ebrei. Com'è possibile che una legge faccia questo? Ecco, se volete capire la Costituzione italiana, dovete mettervi nei panni di gente che veniva fuori da una stagione così, in cui la legge poteva tutto. Ecco, la Costituzione italiana nasce dall'idea la legge non può tutto. Io sono stato pochi anni fa a Dachau. Ora, tutti conosciamo la vicenda dei campi di concentramento, ma Dachau secondo me è particolare, e per esempio tutti conoscono la vicenda di Auschwitz. Però Auschwitz ancora è un paesino nella campagna polacca, era un posto abbastanza sperduto. Per arrivarci uno deve fare una strada. Dachau è un quartiere di Monaco. Cioè Dachau non era lontano che nessuno lo vedeva. È un po' che devo dire, Firenze e Scandici. No? Cioè Dachau è stato il posto dove è stato pianificato, era appunto il campo di concentramento più vicino ad una grande città tedesca importante in cui è stato pianificato tutto. Venivano sperimentati metodi che poi... E la cosa che ti colpisce quando vai a Dachau è che c'è questa enorme pietra al centro di quello che era il campo di concentramento, una pietra nera, in cui c'è scritto in tutte le lingue, mai più. Jamais, never again. Okay? Mai più. Ecco, secondo me il costituzionalismo italiano, il costituzionalismo del secondo dopoguerra, è l'espressione giuridica di questo mai più. Mai più avere la possibilità che una legge determini cosa è vita. Cosa è uomo? E allora qual è l'alternativa? Se non è lo Stato a definire i diritti, a dare i diritti. Attenzione, questo è il filosofo del diritto, conoscono bene, poi c'è, i teorici, i filosofi avevano provato a rivedere questa teoria della legge che dà i diritti, però la legge così come li pone, la legge si può autolimitare e quindi se si autolimita. La sostanza è chi ha il potere politico decide vita e morte dei suoi cittadini. Questo era il tema. La nostra Costituzione nasce su un patto forte. Tra un secondo vedremo tra chi, ma su un patto per cui lo Stato non può essere il padrone dei diritti delle persone, ovviamente comprese chi lavora, ma questo ci arriviamo per un attimo. I diritti sono, come giustamente diceva Marco e come vedremo tra un secondo nell'articolo 2, sono riconosciuti, e riconosciuto esattamente come diceva Marco vuol dire io riconosco una cosa che c'è prima di me, di fronte a me, praticamente. Poi se riconosco vuol dire no, che c'è, è qualcosa che avevo già visto e che poi dico, è quello. Ecco, se l'articolo 2 della Costituzione italiana, che è uno dei grandi pilastri, oggi vi parlerò di 1, 2, 3, 4 e basta. Questo è il pregio di insegnare diritto costituzionale, no? Quando uno insegna diritto civile deve insegnare 3.000, io dico, quando avete fatto i 4 siamo a posto. Infatti è molto ben voluto per gli studenti. C'è un po' di strategia. L'articolo 2 dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili. E questa è la grande affermazione. Però scusate, prima di andare su questo, vi ho detto, è un grande patto. Tra chi? Questo è l'altro elemento fondamentale. 46, non vi ricordo tutte le vicende storiche, però sono molto interessanti, perché purtroppo hanno qualcosa sempre. Insomma, dalla storia uno trova sempre qualche singolare o terrificante analogia con il presente. Ma in ogni caso, tre sono le grandi anime, diciamo così, le tre grandi culture politiche che vengono espresse alla Costituente. Le sono visto a dire, insomma, come mai abbiamo scelto la Costituente, cioè, c'è stato tutto un dibattito, però questo sono aspetti che, se qualcuno ha qualche domanda, ci torniamo. Però
decidiamo di fare un'assemblea alla quale, no, dare il compito di decidere la Costituzione, tutto eccetto una cosa, se fare una repubblica o una monarchia, perché quello invece l'ha scelto il popolo direttamente, repubblica. E questa costituente si riunisce, viene eletta, più o meno, semplificando, sono tre le culture politiche. C'è una forte presenza, diciamo più o meno un terzo dal punto di vista della forza, diciamo, assembleare. Forse due sono un po' più forti della terza, ma più o meno sono così. Un terzo, forse un po' un terzo abbondante, è la rappresentanza cattolica. Democrazia Cristiana che si presenta, sapete, era Partito Popolare, insomma, si presenta la Democrazia Cristiana e più o meno ha una forte rappresentanza in Assemblea Costituente, soprattutto direi, pensando all'oggi della rappresentanza politica, una rappresentanza estremamente qualificata, cioè c'era dentro della gente che piuttosto, diciamo, ogni volta che ci penso è incredibile la qualità, perché stiamo parlando di gente che è stata eletta nel 46, quindi, che vi devo dire, era nata tra il 1900, quindi formata durante il fascismo, aveva una cultura, quelli politicamente attivi erano stati fuori, quindi immaginatevi che gente era, però questi qui, un terzo più o meno questo, un terzo è il patto tra Partito Comunista e Partito Socialista, altra grande, forte rappresentanza politica. E poi un terzo, circa, un po' meno, è, però che c'è, ed è importante per capire il risultato finale, è, come dire, la trasposizione in Assemblea Costituente di quella vecchia cultura, vecchia, non necessariamente vecchia, comunque della cultura liberale prefascista, che anche loro, no, i Nitti, i Vittorio Emanuele Orlando, questi qui sono eletti a Benedetto Croce, cioè, voglio dire, ma questi sono eletti a, e rappresentano un mondo politico prefascista, che quindi è antifascista, anche quello ovviamente, però da posizione potremmo dire più liberale, quindi un'area più o meno cattolica o cattolico cristiano cattolica, un'area sociale comunista e un'area liberale. Queste tre anime, io questo forse l'ho già detto più volte, ma io insisto sempre in questo aspetto, queste tre anime avevano una grande soluzione. La soluzione è che due si accordassero facendo fuori la terza. Cioè la nostra Costituzione poteva nascere benissimo da un accordo tra, ad esempio, il polo social-comunista e il polo liberale, affiancati e accomunati da una grande pregiudiziale anticlericale, anticattolica, anticristiana, e c'era ovviamente nel social-comunismo, ma ricordiamoci lo Stato liberale italiano, tutto fuorché, diciamo, simpatico, simpatizzante nei confronti dell'alleanza dei cristiani cattolici e della Chiesa. Quindi si poteva immaginare una grande alleanza contro la DC, ma si sarebbe potuto immaginare l'opposto, cioè una grande alleanza DC liberali contro i socialcomunisti. E cosa che può sembrare più inedita, ma poi alla fine dei fatti è forse l'alleanza che ha funzionato di più, si poteva immaginare una grande alleanza progressiva, sociale, proprio sull'idea di persona, di lavoro, di ruolo attivo dello Stato tra, no, polo socialcomunista e polo, diciamo, cristiano-cattolico contro i residui del vecchio Stato liberale che comunque entra in costituente con questa grave onta che è quello che aveva consentito comunque la rivoluzione fascista. Quindi si poteva immaginare, questo non succede. Questo secondo me è l'aspetto importante per capire questa non succede, cioè non succede. Quello che accade invece è un patto inclusivo, è un patto in cui queste tre anime si riconoscono e decidono che nel loro futuro, cioè che il futuro della costruzione della Repubblica sarebbe dipeso da un assetto che avrebbe sicuramente consentito maggioranze e opposizioni, ma comunque con tutti dentro. Non si trattava di far fuori una, questo guardate che è un grosso carattere della scelta costituzionale italiana,
molte altre scelte costituzionali, pensate al costituzionalismo spagnolo, greco, pensiamo poi ai tedeschi, si fondano sull'aver fatto fuori una parte della propria storia politica, perché c'è una parte politica che non va bene, dobbiamo ripartire. Il nostro è un paese che nasce da una grande pacificazione, in cui tutti si riconoscono. Allora, il cuore di questo accordo è l'articolo 2. Il cuore di questo accordo è riconoscere la priorità, la preminenza della persona rispetto allo Stato. L'articolo 2 ha un'altra caratteristica, che anche questa è stata evocata, perché se lo leggiamo dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti violabili dell'uomo. E fin qui la grande novità rispetto alle carte liberali è il riconoscere, cioè non è lo Stato che produce, ma lo Stato riconosce. Ma attenzione, c'è un'altra novità dell'articolo 2, che lo rende questo sì unico al mondo. Perché dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti violabili dell'uomo, sia come singolo, la cultura francese, la cultura della dichiarazione civile dei cittadini, l'individualismo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. E attenzione, perché qui lo dico sempre, tutti svermano, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Cioè, guardate, non c'è solo il riconoscimento della formazione sociale, parte sociale, formazione sociale, sindacato. Il sindacato è chiaramente un'espressione di questo, no? È chiaro, lo diremo tra un secondo, ma è chiaro che il sindacato si inserisce profondamente. Ma il sindacato, questo è il punto che io dico sempre, è l'esempio di un'attuazione completa, integrale dell'articolo 2, perché non è solo l'espressione della formazione sociale che c'è, che può nascere anche su un interesse particolare, ma è anche espressione del dovere di solidarietà, che è la parte più dimenticata della nostra Costituzione. Quando lo chiedo ai ragazzi a lezione, dico: mi fai un esempio del dovere di solidarietà? Mi piacerebbe farlo anche a voi, dico, ma mi fate qualche esempio del dovere costituzionale di solidarietà? Normalmente vi rispondono: pagare le tasse. Che è già una bella cosa, diciamo, rispetto ma vi rendete conto della... Cioè, pagare le tasse è un obbligo di legge, cioè, ci sono le leggi, se tu rispetti le leggi devi pagare le tasse, ed è... ma la solidarietà politica sociale è qualcosa di molto di più. Pagare le tasse semmai è un'espressione di questo dovere. Dovere di solidarietà vuol dire che io non posso concepirmi dentro una comunità sociale senza prendermi carico del problema generale. Non posso pretendere dallo Stato come prima reazione di fronte a qualsiasi bisogno. Di fronte ai bisogni, la prima reazione è capire cosa posso fare io, cosa possiamo fare insieme. La nascita associativa del sindacato. Il sindacato è l'espressione di un farsi carico insieme di un programma. E questo non è solo formazione sociale, è espressione del dovere di solidarietà, che oggi non si riesce a spiegare. Salvo quando capita l'alluvione qua di Campi e si vede tutti questi ragazzi che vanno, è stata una cosa bellissima, no? Ragazzi che si sono andati spontaneamente ad aiutarsi. Ecco, quella è la solidarietà, no? O i ragazzi, non solo i ragazzi, anche le persone. E dunque, articolo 2, per in questo il lavoro. Ora, il lavoro, e qui ci sarebbe... non ce la faccio a stare, diciamo, su tutto quello che il lavoro è l'altro grande tema in cui la nostra Costituzione porta un'originalità sua. Tutti ricordano, e devo dire, a me questo dà un fastidio terribile, spesso in maniera un pochettino ironica, il nostro articolo 1, no, della Repubblica fondata sul lavoro, e tutti un po', di solito quando uno lo dice per lì ci sono, no? Ok. Però, diciamo, al di là del fatto che certo questa finalità può nascere da una serie di constatazioni che sembrano molto in contrasto con questo, è indubbio, però dire che è fondata sul lavoro, lo sapete tutto il dibattito che c'era, Togliatti voleva una Repubblica di lavoratori, e invece Papira, Dossetti, dibattito fortissimo, fondata sul lavoro, no? Quindi non un'idea classista del lavoro. Il lavoro non è innanzitutto ciò che consente di segmentare la società in classi diverse. Il lavoro è l'apporto che io posso dare a tutto,
è un'espressione di questa solidarietà, di questo solidus, cioè di questo legame che sento, no? Ed è dunque l'unico aspetto che può fondare una repubblica. Cioè la res publica nasce proprio perché c'è questo senso dell'impegno comune. Il 4, l'articolo 4, è l'espressione tra i primissimi, cioè noi abbiamo l'articolo 1, repubblica fondata sul lavoro, sovranità, l'articolo 2, quello che vi ho detto, l'articolo 3, che è l'altro pilastro, no, del, se immaginate l'ingresso di un tempio, è la seconda colonna, cioè l'uguaglianza, quindi è libertà e uguaglianza, come sapete, uguaglianza sostanziale, cioè a dire non semplicemente siamo tutti uguali nel senso che io e Elon Musk siamo uguali, cioè io e Elon Musk siamo uguali dal punto di vista dell'uguaglianza formale, dal punto di vista dell'uguaglianza sostanziale no, la nostra Costituzione ha il realismo di dire no, non siamo uguali in quel senso, il grado di partecipazione alla Costituzione è un po' diverso. Ma quello che volevo dirvi è l'articolo 4, che ha questa forma incredibile, la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, e il dibattito sulla piena occupazione, la PIA, insomma c'è tutto, e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, cioè c'è una spinta fortissima, parole che chiaramente poi con i tassi di disoccupazione che oggi consideriamo, così dice, fisiologici, è evidente che qualcosa stride, ma ogni cittadino ha il dovere di svolgere, ha il dovere, torna il dovere di solidarietà, ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Cioè l'idea del lavoro è la partecipazione del singolo a questa formazione sociale che è l'Italia, partendo dal piccolo. Quindi, insomma, quello che vi voglio dire, non si può parlare di costituzione di lavoro senza tener conto di questa idea che c'è dietro. Perché se no tu la puoi prendere, usare a pezzetti, no? Per giustificare la richiesta A o la richiesta B. Allora, veniamo al secondo e ultimo punto che voglio affrontare, ho perso. Da questa impostazione nasce una serie di articoli. La nostra Costituzione ha questa struttura proprio concentrica che esprime queste idee. Quelli che vengono definiti all'interno della parte prima e del titolo primo i rapporti economici, scusate, il titolo terzo, i rapporti economici. Cioè la nostra Costituzione dedica alcuni articoli espressamente al lavoro, al rapporto di lavoro. Diciamo, idealmente l'ultimo di questi, non è l'ultimo, insomma, è quello, è il 39, che, come dire, il relatore per me avrebbe potuto cominciare da questo, perché è quello che c'è un articolo specifico della nostra Costituzione che è dedicato all'organizzazione. Però vorrei cercare di arrivarci, perché se tu togli tutta questa premessa, ho l'impressione che non è una premessa, è il contesto, no? Quindi, l'altra cosa fondamentale da tenere presente è che non c'è solo il 39, ma ci sono quattro articoli prima, almeno, il 35, 36, 37, 38, che sono affermazioni di valore sul tema lavoro che hanno un peso fortissimo. Io chiaramente quando dico questo perché penso sempre a cosa c'era a quel tempo, 46, di analogo sul piano dei testi costituzionali, e non c'era nulla di tutto questo, cioè analogo rilievo dato al lavoro. Poi questa è una cosa, non so se bisogna ci torna sopra, tra l'altro con un gruppetto di costituenti sindacalisti che poi non era tanto grosso rispetto agli altri, cioè se uno pensa, no, perché appunto Pastore c'era Vittorio, però cioè l'impatto che ha il lavoro sulla costituente secondo me è di più, cioè sul prodotto finale di più, mentre c'erano tanti politici, ovviamente erano tutti politici, quasi tutti i costituenti erano politici. Però una domanda interessante, ora che non abbiamo tempo per approfondire, però è quanti sindacalisti fossero alla costituente, e comunque diciamo sicuramente è un impatto più grande, che fa capire che c'era una consapevolezza in quel momento, non era una questione di parte, mi spiego, difendere il sindacato o mettere il sindacato in conclusione.
ma dico 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme, cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, cioè c'è questa idea fortissima e costituente che il lavoro fosse già argomento di organizzazione internazionale, cioè che non fosse soltanto un problema da regolare a livello locale, no? Ma che... e questo è un altro aspetto della parola chiave che cercherò di dire negli ultimi minuti, cioè l'idea di libertà e di autonomia, cioè è l'espressione chiara che il lavoro, formazione sociale del lavoro preesistente allo Stato, quindi diritto originario, non solo della persona, come dire, di associarsi con chiunque vuole, ma in particolare di associarsi sul tema del lavoro. È un diritto particolarmente connesso. Il fatto che fosse anche legato ad una, come dire, ad una dimensione internazionale aumentava questa idea che fosse più dello Stato, prima dello Stato. Lo stesso Stato deve riconoscere, per esempio, che, so, che c'è un'organizzazione mondiale del lavoro che se stabilisce delle cose deve rispettare. Il lavoro, 36. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata a quantità e qualità del suo lavoro. Questo è il vostro pane quotidiano. E però... è in Costituzione, cioè non è nella legge che disciplina i rapporti sindacali o i contratti collettivi. Cioè vuol dire, per tornare all'esempio di Dachau, scusate il passaggio, che se una legge non prevedesse questo, cioè se una legge strutturalmente sganciasse retribuzione da qualità e quantità, sarebbe una legge da poter impugnare la Corte Costituzionale. Uno gli potrebbe dire: guarda, ma la Costituzione dice un'altra cosa su questo. Quindi non è tutto nelle mani del Parlamento, non è tutto nelle mani delle forze politiche. Diritto al riposo settimanale, 37, la donna lavoratrice ha gli stessi diritti a parità di lavoro, le stesse retribuzioni per il lavoratore. Cioè, è chiaro che oggi, travolti negli ultimi anni in particolare, da tutta la battaglia fortissima sul genere, eccetera, ci sembra ovvio, ma nel 46 assolutamente no, anzi nel 46 le donne non potevano accedere in magistratura fino al 60, 68, 64, cioè, stiamo parlando di un'intuizione anticipatrice. Bene, 39, veniamo all'ultimo punto, forse rubo 3 minuti in più, scusa, 5 minuti ci sono ancora, allora. E qui veniamo dunque un po' al frutto di questa evoluzione, perché l'articolo 39 ci dice: l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali secondo norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, dunque possono, rappresentati unitariamente in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie. Qual è il tema che, come sentite già dalla formulazione dell'articolo 39, che è chiaramente un punto di compromesso, no? Quali erano i termini di questo compromesso? Cioè, che tipo di assetto si dà? Allora, qui la relazione fondamentale alla Costituente su questa parte, voi sapete, la Costituente lavorò per sottocommissioni, c'era una terza sottocommissione che era dedicata agli aspetti del lavoro, e Giuseppe Di Vittorio, storico fondatore della CGIL e del movimento sindacale, però sicuramente esponente di quel certo mondo che aveva avuto poi un'esperienza unitaria che è molto importante, no? La CGIL prima di diventare la CGIL, come c'è questo periodo in cui esattamente rappresenta in qualche modo tutti. E allora qual è l'idea di fondo? Ecco, scusate, dopo un minuto, è interessantissima l'analisi, perché Di Vittorio sottolinea due aspetti fondamentali. La prima è la libertà. La libertà dell'associazione sindacale, cioè il fatto che il sindacato sia una naturale espressione della libertà delle persone.
questa idea fondamentale accomuna tutti, ovviamente, perché è esattamente figlia di quell'impostazione che abbiamo detto fino adesso, figlia dell'articolo 2, per dire come diceva. Quindi libertà assoluta. Non ci può essere sindacato di Stato, non ci può essere sindacato suggerito, perfetto. La libertà è la cosa più importante, è la libertà di sindacare. Cosa interessante è che per i sindacalisti costituenti è evidente che non allo stesso modo si possono trattare i sindacati dei datori di lavoro. Cioè è evidente che bisogna differenziare, cioè sono due cose completamente diverse. Per qualcuno è l'espressione strutturale, cioè per i lavoratori è l'espressione strutturale di questa solidarietà che nasce, per altri è un'associazione di interessi che può servire, può non servire. Quindi è chiarissima, diciamo, l'impostazione, questa è anche interessante in chiave storica, no? La pariteticità è tipica del fascismo, che aveva scelto una soluzione corporativa, non so se, insomma, che è tutt'altro, no? In cui era tutto dentro lo Stato, e quindi nella Camera Corporazione c'avevi i datori di lavoro, c'avevi i lavoratori, ed erano tutte e due parimenti rappresentati all'interno di un organismo che era dello Stato. Quindi, cioè, è chiaro per tutti loro che questo modello non ci interessa, questo, noi siamo un modello di libertà congenita. Ora però qual è il problema? Questa libertà dunque si esprime con la libertà e il pluralismo delle associazioni sindacali. Perché non basta scrivere il primo comma, l'organizzazione sindacale è libera? Perché ci sono le funzioni che può svolgere il sindacato. È su questo che si apre la discussione. Perché dice sempre Di Vittorio, quali sono le funzioni pubbliche che può svolgere un sindacato? Funzioni private, come qualsiasi associazione, può fare quello che i soci decidono di fare nel rispetto della legge. Ma può svolgere funzioni pubbliche, e dice Di Vittorio, sicuramente due. La prima è la contrattazione collettiva, che è quella su cui si svolge. La seconda è il collocamento al lavoro. Anche questa è una cosa divertente, cioè nel 46 era evidente che i sindacati avrebbero avuto potenzialmente la possibilità di svolgere la funzione di collocamento. Il collocamento doveva essere fatto dai sindacati. Chiaro che questa seconda parte poi ha preso un'altra evolutiva. Quindi stipulare i contratti collettivi. Ora però questo pone un problema. A chi, quale sindacato può essere dotato di questa funzione di stipulare i contratti collettivi? Perché il contratto collettivo per sua definizione, o meglio, il contratto collettivo generale per sua definizione, non vincola solo gli iscritti al sindacato che stipula il contratto. Quello sarebbe un contratto di diritto privato che si può fare sempre, cioè io posso delegare a qualcuno la possibilità di stipulare. Quindi se c'è un gruppo che delega uno di stipulare, quello che stipula uno vincola tutti quelli che partecipano a quel sindacato. Ma se quel sindacato stipula un contratto collettivo avente valore generale, vuol dire che vincolerà tutti gli appartenenti alla categoria, anche quelli che non sono iscritti a quel sindacato. E come si fa? Nel momento in cui noi ammettiamo che l'organizzazione sindacale è libera, cioè ci sono più sindacati. L'opzione di Di Vittorio è chiara, e qui si sente la storia. Il sindacato che ha più iscritti, quello che ha maggior rappresentanza, vincola tutti. È chiaro, nel dibattito parlamentare, nel dibattito costituente, molto interessante, ora non abbiamo tempo, però ci si può tornare, in cui intervengono personaggi del calibro di Fanfani, Ghidini, Colitto, cioè c'è tutta gente... Fanfani dice chiaramente, no, certo, c'è il problema del riconoscimento. C'è il problema del contratto collettivo, dire che vincola quello maggiormente rappresentativo mai, perché contrasta col principio di libertà. Poi capite voi che contrastava anche e di pluralismo del sistema sindacale, no? E contrastava poi anche con questa pretesa, in quel momento 46-48 non ancora molto ben definita, se saremmo andati verso un sistema effettivamente pluralista di sindacati o se si andava verso il Consiglio Nazionale del Lavoro, che era una sorta di confederazione tutti insieme dei sindacati a guida un po' CGL. Questa era l'idea di fondo. Quindi è chiaro che immediatamente alla Costituente no, si insiste sull'idea di libertà, autonomia, pluralismo. La cosa interessante, ora qui non possiamo riprendere tutto il passaggio, il dibattito,
Allora cosa si dice? Beh, si dice, intanto fissiamo un principio in Costituzione, che esistono i sindacati completamente liberi, cioè vuol dire il sindacato come associazione privata, e poi ci sono i sindacati che potenzialmente possono stipulare questi contratti collettivi aventi effetto generale. I sindacati che vogliono stipulare quei contratti devono essere riconosciuti. Cioè, quindi ci saranno i sindacati liberi e quelli liberi riconosciuti. Sicuramente escludiamo i sindacati di Stato, che era la terza ipotesi, no? Ex fascista, ma che di Vittorio un po' di giorno. Cioè, nella relazione di Stato, ovviamente lui diceva quello maggiormente riconosciuto. Questa ipotesi, proprio in quell'accordo che vi dicevo, è a tre, cioè è un accordo in cui c'è un compromesso reciproco, si decide di scegliere questo assetto finale che vi ripropongo velocemente e chiudo. Cioè, i sindacati registrati hanno la personalità giuridica e quindi possono stipulare contratti che vincolano tutti, non solo gli aderenti. Ma per essere registrati, per ottenere la personalità giuridica, devi essere registrato. Cosa vuol dire? Devi rispettare una legge che dovrà essere approvata, che stabilisca quali sono, che definisca uno statuto interno che abbia una base democratica. Cioè l'idea di fondo è, evitiamo quei sindacati un po' inventati, scusate il termine, no? che non hanno nessun meccanismo di rappresentanza, cioè togliamo. Allora, qui, come sapete voi, la storia è vostra, no? Cioè, è chiaro che tutta questa parte poi non ha avuto attuazione, proprio perché, e questo io ci tengo tantissimo, sempre, sia nell'interpretazione, ma che nella stessa prassi politica, è prevalso fondamentalmente il primo, no? L'organizzazione sindacale è libera. Cioè, è prevalso questo principio rispetto a questo tentativo interessante per i giuristi raffinati di diritto del lavoro come Marco in questa storia dei contrari, l'autonomia collettiva, Santoro Passarelli, c'è tutta una grande filosofia del diritto del lavoro che si è, ma secondo me in maniera molto interessante, no? Si è esercitato su questo. Però a me interessa il dato è che comunque la prassi ha preferito la libertà. Attenzione, la libertà è il pluralismo sindacale. Poi è CISL, perché poi penso che adesso sto dando qualche... con una cosa interessante, però. Che il sistema complessivo non ha escluso la possibilità di estendere il valore dei contratti privati anche ai lavoratori che non avessero aderito o che non aderiscano a nessun sindacato. Cioè il valore, come dire, garantistico solidale, quantomeno come condizione minima, cioè il datore di lavoro può discostare, che non aderisca, può discostarsi al contratto collettivo se dà più garanzie al lavoratore, cioè se come dire, può migliorarlo in meglio, quello sempre, ovviamente. Ma i giudici, di fronte ad un lavoratore che non ha violato un diritto previsto dal contratto collettivo, il giudice dove c'ha la possibilità di dire, vabbè, tu anche non aderisci, ma questo principio garantistico è importante che venga riconosciuto anche per te. In tutti quegli articoli della Costituzione abbiamo detto prima, perché aveva la base di poter dire la retribuzione deve essere proporzionale, e quindi qual è un'idea di proporzione, qualità, quantità il contratto collettivo? Oppure qual è un'idea di ferie, diritto, no? Cioè si è usato in qualche modo il riferimento alla Costituzione per estendere. E questo secondo me dà un po' il senso di questa, cioè di quanto, cioè il 39, anche lui, con questo dibattito sulla rappresentanza, sia legato al resto. La conclusione qual è? La conclusione è che il tema della rappresentanza, cioè il tema del sindacato corpo intermedio, formazione sociale, cioè ambito di espressione della naturale socialità dell'uomo, della naturale socievolezza dell'essere umano, e della naturale, perché noi quando pensiamo alla naturale socialità pensiamo a noi italiani che andiamo tutti a mangiare la pizza e suoniamo i mandolini, cioè la naturale socievolezza vuol dire farsi carico del bisogno altrui, non è tutto mandolini e andiamo a cantare, è questa la naturale socievolezza, vuol dire che se c'è un problema nel mio posto di lavoro e non posso non farne carico,
il sindacalista è quello che esprime questa consapevolezza, ma la base del lavoro sindacale è che è un problema di tutti sentire, perché se poi tu hai una base di, no, di gente che lavora che ha soltanto una concezione pretensiva nei confronti dello Stato o, del, o in questo caso del datore di lavoro, e non c'è nessuna idea che questo nasce, può nascere solo da questa attitudine solidale, rischiamo poi, no, di creare anche il circuito lavoratore-sindacato, diventa, come voi sapete meglio di me, complicatissimo. Per cui io penso che questo contesto costituzionale possa aiutare questa discussione. Grazie.